Tre trasferte solo l'Avezzano, impegnato tra le mura amiche nel turno di domani del girone F di Serie D. I biancoverdi appena usciti vittoriosi dal derby di Chieti hanno l'opportunità di rimanere in scia al vagone principale della classifica, quello di vetta, nell'impegno interno contro il Termoli, che almeno sulla carta non pare impossibile. Tornare al successo in trasferta ha riconsegnato fiducia ed entusiasmo all'Avezzano, che al De Marsi di solito sbaglia raramente. Il quarto posto, a meno 8 dalla capolista, rappresenta però un divario importante per sperare in un recupero, a meno che i molisani e anche la San Benedettese non rallentino la loro marcia. Davanti di un punto rispetto all'Avezzano, l'Aquila, terza della classe, che dopo il successo col Tivoli se la vedrà con un'altra compagine laziale, il Roma City di Agerno Re Maurizi. Rossoblù senza lo squalificato del Pinto a centrocampo, Roma City senza Sparacello, entrambi appiedati dal giudice sportivo. Impegno complesso per l'Aquila, che ha comunque ancora velleità di primato. Ma di sicuro è una squadra forte che non è meno di tutte le altre squadre che gli sono davanti. Poi gioco una squadra che ha parecchia qualità, squadra fisica, squadra organizzata, squadra forte, insomma. L'approccio bisogna aspettarselo sempre giusto, perché quello è alla base di ogni partita, di ogni squadra e di ogni situazione. Quindi un aspetto buono, soprattutto un aspetto, una grande attenzione, un grande rispetto per l'avversario e anche una prestazione di livello continua nei 90 minuti, cosa che abbiamo sempre mancato più o meno insomma, da tanto tempo, insomma. Dopo il recupero vittorioso di mercoledì a Fano, il notaresco va a far visita alla Forsempronese con la possibilità di raggiungere matematicamente una salvezza che dista una sola lunghezza. Qualche cambio di formazione per Bruno per via dei tre impegni settimanali. La formazione marchigiana è molto diversa rispetto a quella che al Savini all'andata impose uno 0-0 con poche occasioni da rete. Dopo essere stata la sorpresa della prima parte di stagione, ora la Forsempronese è nella pancia della graduatoria ed è reduce da un pesante 3-0 rimediato a Termoli. Infine altra trasferta marchigiana per il Chieti, che vedrà l'esordio in panchina di Pasquale Luiso, terzo tecnico nero-verde della stagione dopo Chianese e Jezzo. Un cambio reso necessario dai tre punti in sette partite della gestione di quest'ultimo, che ha rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta con l'Avezzano. A Fano serve assolutamente la vittoria, perché manca da troppo tempo il dolce sapore dei tre punti e perché la zona playoff va assolutamente riconquistata, pena far diventare la stagione davvero deludente. Di fronte a una formazione ferita dal 2-4 di mercoledì, ma che ha comunque giocatori insidiosi in grado di mettere in difficoltà un Chieti che adesso non può più sbagliare.